Quando l'uomo inventò la prima automobile, essa era uno sbuffante congegno riservato agli spericolati che, vestiti come esploratori, si avventuravano lungo strade polverose e piene di buche, raggiungendo talora il brivido dei 40 orari. Quanto tempo è passato? Non molto, se qualche anziano signore ricorda ancora quelle vetture e quelle strade. Già, non è passato molto tempo, ma negli ultimi 50 anni il progresso è stato continuo e veloce, e con esso anche l'uomo e le sue conquiste hanno fatto passi da gigante. Mentre vediamo questa autostrada, ci par già di ascoltare i commenti degli automobilisti che la desidererebbero tutta finita e pronta a consentire il più rapido e comodo collegamento tra Torino e Savona. Sì, l'uomo di oggi va in fretta e la tecnica non perde tempo. La Torino-Ceva-Savona va avanti a passo di bersagliere e le difficoltà da superare non sono certo né poche né semplici. Basti pensare che nel solo tratto della zona di Altare, che si sviluppa su un percorso di 6 chilometri, l'impresa di costruzioni Ingegner Recchi ha dovuto costruire 18 ponti e ha scavato 12 gallerie per rendere agile il cammino al guizzante nastro d'asfalto dell'autostrada. A grandi linee vedremo in questa documentazione filmata la nascita e il progredire di due caratteristici tipi di costruzione, due viadotti e due gallerie. Si incomincia quasi sempre così. Il profano, anche se si tratta di un pacifico contadino intento ad arare il campo, è ormai abituato a questi tecnici che con le paline ed il teodolite stabiliscono l'esatto percorso della strada e tutte le misurazioni necessarie all'inizio dell'opera d'arte. Abbiamo detto opera d'arte, perché così essa si chiama in gergo tecnico e in questo caso la tecnica, che talvolta maltratta la lingua, ha perfettamente ragione. Opere d'arte sono questi viadotti e queste gallerie che si inseriscono senza turbarlo nel paesaggio stupendo di colline e montagne verdeggianti. I viadotti che vedremo sono quello detto di Bozzolo, lungo 196 metri, e quello detto di Ellero, lungo 600 metri. Le gallerie, che costituiscono l'unico tratto già a doppia corsia del tronco Ceva-Fossano, sono quelle di Gai di Monti e sono lunghe circa 470 metri ciascuna. Ecco gli uomini delle paline, ne parlavamo poco fa. Il loro lavoro costituisce il primo atto per la costruzione di una strada. Dopo di essi giungono i pesanti mezzi che hanno il compito di modificare la configurazione del terreno piegandolo al volere dell'uomo. Il rumore delle macchine è giunto quasi inatteso a rompere il silenzio della campagna. Il contadino assorto nel suo lavoro sa che questo rumore è segno di progresso. Con il lavoro di queste macchine sorgerà la strada e con la strada lo sviluppo di tutta la zona. Sopportare quindi il disagio recato dal cantiere è accettabile in vista dei benefici che la nuova arteria porterà. Da quassù si può dare un'occhiata a tutta la zona, che cambierà fra poco la sua fisionomia. Gli uomini con le loro strane macchine sbancheranno la terra e faranno sorgere opere di cemento e ferro che sfideranno il tempo. Vi lavoreranno nelle punte massime di attività 330 operai, suddivisi in tre turni nell'arco delle 24 ore per un milione di ore lavorative complessivamente. Laggiù si lavora alle gallerie. Le operazioni di scavo richiedono perizia particolare. Si deve lottare contro due nemici ugualmente pericolosi: le frane e l'inverno. Tutto procede a ritmo serrato. La sorveglianza tecnica costante e l'alta specializzazione delle maestranze permettono un regolare svolgimento del lavoro in ogni condizione di tempo e di terreno. I lavori di scavo interesseranno circa 80.000 metri cubi di materiale. Saranno impiegate pale caricatrici con motori ad aria compressa, nastri trasportatori, pompe di lancio pneumatiche per calcestruzzo, auto betoniere per il trasporto del calcestruzzo della capacità di 3 metri cubi ciascuna, dumper per il trasporto del materiale di scavo, pale meccaniche con motori diesel, elettrocompressori per produrre l'aria compressa, elettroventilatori per il ricambio dell'aria in sotterraneo ed un complesso di macchine ed attrezzature varie e complementari. Queste sono le pile, svettanti in mezzo alle colline,
dei viadotti di Bozzolo e di Ellero. Contemporaneamente ai lavori per la costruzione dei viadotti procedono quelli relativi alle gallerie. Per scavare le gallerie saranno impiegati anche 45.000 kg di esplosivo, 190.000 metri di micce e 90.000 detonatori. Per i due viadotti che formano un grande arco diviso da un terrapieno saranno necessari 20.000 metri cubi di calcestruzzo con un impiego di 60.000 quintali di cemento. Il viadotto minore è costituito da 7 campate di 20 metri di luce ciascuna, più una di 40 metri in calcestruzzo armato precompresso. L'altezza massima delle pile è di 45 metri. Il viadotto è lungo 196 metri ed è largo 12 metri e 20. Lo vediamo mentre i lavori volgono al termine. In questi due lotti che interessano un tratto di autostrada di 2 km e 366 metri, i lavori incominciarono nel settembre 1963 e sono terminati nel maggio 1965. Ormai si tratta di eseguire l'ultimo getto e poi questo tratto sarà completo. Nelle gallerie si è incominciato con lo scavo del funicolo di avanzamento in calotta, lo si è allargato e da quel momento il lavoro è divenuto accessibile anche alla macchina da presa. Siamo nel cantiere di avanzamento. Qui gli uomini procedono allo scavo di avanzata tra il rumore delle macchine che perforano il terreno con speciali trivelle e che caricano e trasportano all'esterno il materiale scavato. Quando si attraversa una galleria seduti comodamente in automobile e si attende che essa termini per provare il piacere di rivedere la luce, bisogna ricordare il lavoro di questi uomini che per rendere più facile il collegamento tra paese e paese hanno dato la loro opera non certo priva di pericoli. La tecnica moderna e gli studi geologici delle rocce permettono oggi una sicurezza che solo fino a qualche anno fa era molto ridotta, ma sul lavoro in galleria incombe sempre il nemico terribile della frana. A mano che i lavori procedono e la galleria avanza, si provvede ad armarla sistemando in opera centine metalliche che restano annegate nel getto di calcestruzzo. Ove occorre tra le centine e il terreno vengono inseriti marce avanti a maggior sostegno dello scavo e per ottenere maggiore sicurezza. Successivamente si provvede alla casseratura dell'intradosso della calotta con l'impiego di pannelli metallici appoggiati ad una centinatura a traliccio anch'essa metallica. È infine possibile eseguire il getto in calcestruzzo della calotta mediante pompe di lancio o nastri trasportatori. Si completa quindi il getto della calotta eseguendo il rivestimento in chiave, la cosiddetta serraglia con blocchi prefabbricati di calcestruzzo vibrato.
In una delle gallerie, durante lo scavo del cunicolo di avanzamento, si è anche proceduto al caricamento e al trasporto del materiale scavato mediante piccole pale caricatrici e nastri trasportatori. Seguono gli scavi dello strozzo, cioè lo scavo del nucleo centrale compreso fra il piano di imposta della calotta e quello stradale. Al di sotto del rivestimento della calotta già eseguita, vengono scavati, casserati e gettati i piedritti con le relative fondazioni. Si procede in ultimo alle lavorazioni dell'arco rovescio, gettando quei tratti previsti dal progetto ove la natura del terreno richiede un rivestimento totale e si costruisce la rete interna delle fognature, principale e secondaria. Abbiamo elencato la successione delle fasi con le quali viene realizzata la galleria. Tale rapido elenco non può certo dare l'idea di quello che è realmente il lavoro. Nella costruzione delle gallerie, l'uomo, pur aiutato da macchine sempre più potenti e speciali, combatte giorno per giorno una dura battaglia contro la montagna. Esso rimane il protagonista di una lotta contro la roccia dura e tenace, friabile e pericolosa, contro le venute di acqua, contro pericoli di varia natura, spesso imponderabili, operando in un ambiente di lavoro assolutamente particolare. Se la costruzione di un ponte lascia stupito il viandante che si soffermi ad ammirarne la snellezza delle file, l'arditezza delle campate, l'eleganza delle linee, la galleria, per essere immersa nel ventre della terra, non offre altro che la levigatezza dei suoi muri. Non si ammira di solito una galleria. Non ha cose belle da mostrare all'infuori del piacere di passare sotto la montagna, abbreviando il cammino. Eppure, anche la galleria, se la si osserva sotto la giusta luce quale conquista dell'uomo contro la natura, dell'uomo che fora la roccia e la piega al suo volere, anche la galleria ha qualcosa da dire e si inserisce come opera d'arte ugualmente significativa, non diversamente da quella che si mostra al sole incastonata nell'incomparabile spettacolo della natura. Certo, un viadotto è più imponente. Non possiamo negarlo osservando questo di Ellero. Le sue pile sono alte 60 metri, quanto un grattacielo. Esili e possenti nascono dalla terra come formidabili fusti di alberi avvenidistici per sorreggere il nastro di ferro e calcestruzzo del ponte. È largo 12 metri e 20 e lungo oltre mezzo chilometro, per l'esattezza 600 metri. Il viadotto di Ellero ha 16 campate. 7 di esse sono di cemento armato precompresso e misurano 40 metri ciascuna. Altre due, lunghe complessivamente 136 metri, sono a struttura metallica prefabbricata fuori opera e poi varata. I costruttori di strade, di ponti, di gallerie fanno sempre la corsa con il tempo. Anche qui, per edificare queste opere, dalle gallerie ai viadotti, si è tenuto un ritmo incessante. Si è lavorato 24 ore su 24, in tre turni di lavoro il giorno. Si è lavorato con la pioggia e con la neve, sotto il sole abbagliante dell'estate, al gelo delle giornate e delle notti invernali. Il cantiere è un fantasmagorico meccanismo, perfetto in ogni sua parte, capace di mutare l'aspetto di una località. Thank you.
In 20 mesi sono stati costruiti qui 2 viadotti e 2 gallerie. È motivo di orgoglio per chi ha lavorato ed anche per chi percorrerà in automobile queste zone. È il lavoro dell'uomo, la sua tenacia, la sua intelligenza che si materializza in queste opere. Possiamo dare un'occhiata al viadotto di Bozzolo che è già terminato. A tempo di record, possiamo dire. Terminate anche le 2 gallerie Gai di Monti. Assisteremo alle operazioni di varo di una parte di ponte prefabbricata. Un gigantesco elemento del peso di 400.000 kg sarà messo a posto poggiando sui piloni del ponte con esattezza millimetrica. Il costruttore di ponti romani di 2.000 anni fa resterebbe attonito nell'osservare quest'opera. Eppure 2.000 anni non sono che una frazione di secondo del tempo universale. L'uomo ha progredito velocemente e segno del suo progresso sono opere come questa. Il lavoro consisterà nella traslazione in opera della struttura metallica che dovrà appoggiare su 3 pile del viadotto. Essa è larga 9 metri, alta 4 e lunga 136 metri. La struttura metallica è stata completamente montata nello spiazzo stradale antistante una spalla del viadotto e quindi sarà varata longitudinalmente. Eccoci all'operazione del varo, che praticamente conclude tutta la serie di lavori di questo tratto dell'autostrada Ceva-Fossano. Per muovere la grande massa di 400 tonnellate si è adoperato un argano da 10 tonnellate con 300 metri di fune. L'argano è stato piazzato su un basamento di cemento armato. Il gigante ha incominciato a muoversi, lentamente, sempre lentamente, sotto lo sguardo attento di tecnici e maestranze. Era come varare una nave, solo che qui si vara sul vuoto e laggiù i piloni attendono di ricevere e sorreggere il colosso prefabbricato. I quali avanza il ponte sono stati sottoposti a carichi superiori a 50 tonnellate ciascuno. Tutto si è svolto regolarmente e secondo le previsioni. Solo 2 rulli si sono grippati sul perno. Ogni 30 metri si provvedeva a lubrificare tutto il sistema. Le rulliere devono essere orientate continuamente. Ogni 5 metri di percorso occorre sostare per circa un quarto d'ora e compiere tutte le operazioni di controllo e orientamento. Si tratta di spostare 400 tonnellate mantenendo il rispetto della precisione millimetrica.
È un momento appassionante questo, più commovente del varo di una nave che in pochi minuti scende dallo scalo al mare. Qui sospeso nell'aria, comandato da potenti funi, un gigante di ferro si muove con una lentezza esasperante e lascia col fiato sospeso per ore ed ore. Sappiamo già che tutto finirà bene, ma finché non lo vedremo a posto, il cuore batterà un poco più forte nel petto. La macchina cinematografica ci permette di fare una sintesi in pochi minuti di tutto l'appassionato lavoro che ha impegnato ingegneri ed operai. Pochi minuti che racchiudono ore ed ore di lavoro attento, di attesa emozionante. Poi la gioia della conquista. Il ponte è là, perfettamente a posto, come prevedeva il progetto. È completato così un altro viadotto. Ultimato un altro tronco della grande autostrada che valica il colle di Cadibona per collegare Torino con il mare, l'Italia con la Francia e con il nord dell'Europa. Per coloro che hanno lavorato, questa è solo una breve sosta. Domani si incomincerà in qualche altra parte, in Italia o all'estero, non importa. Un ponte o una galleria, una diga o una strada, qualsiasi nuova opera venga compiuta, essa sarà sempre un monumento che resterà nel tempo a segnare le conquiste del lavoro dell'uomo e il suo anelito verso un futuro migliore, di prosperità e benessere.